Inizio dicendo sin da subito che la scienza, così come la legge, non sono una teoria o una filosofia che ognuno di noi può interpretare a modo suo o a sua convenienza politico-ideologica. E no, e parlo con cognizione di causa, essendo figlio di una nota scienziata cubana, PhD in biologia e fisiologia, la dottoressa Dania Canto Pous, ed avendo studiato io stesso farmacologia e biochimica. Dunque, questa signora, Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale italiana, fu chiamata in causa per legiferare su una base tecnico-giuridica e non su una base politico-filosofica, come ha fatto. Ad esempio, la Corte Suprema dello Stato di New York, che ha ristabilito giuridicamente l'ordine in materia legale su questa vicenda dell'obbligo o meno, e basta. Invece questa pseudo giudice presidente, direi purtroppo, della nostra Corte Costituzionale, come ogni buona ipocrita e manipolatore, ha fatto esattamente il contrario, anche perché non ha emesso nessuna sentenza, e dunque ledendo così irrimediabilmente l'immagine dell'istituzione che lei avrebbe dovuto difendere per etica, per morale e per principio, visto il suo ruolo. Ma una delle stranezze più peculiari di questo paese, Italia, è che quando conviene al sistema, copiamo fedelmente il modello USA, però quando conviene al popolo, anche se proviene dagli USA, ci strafottiamo fedelmente dagli Stati Uniti d'America. Questo è, del lupo un pelo e senza peli sulla lingua. Resta fino alla fine. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Bonjour a tout le monde. Le dico personalmente a questa signora che non merita il mio rispetto per niente, che la legge non è una opinione, così come non lo è la scienza. Questi sono strumenti in mano agli uomini. Ovviamente, gli uomini agiscono in base alle loro coscienze, alle loro formazioni etico-morali, ma anche alle loro formazioni politiche e professionali. Sono questi i fattori che modellano le loro scelte. Ma siccome in questo caso chi dovrebbe legiferare si appella ad un atto ideologico e non puramente tecnico come di competenza, è evidente che lo fa per interessi politici e dunque è un'ipocrita. E le dico di più. I medici scienziati tedeschi della Seconda Guerra Mondiale sterminarono milioni di esseri umani in nome della scienza. E questo non è un'opinione, è un fatto storico documentato. E allora gli domando alla signora Silvana Sciarra di quale scienza parla quando ha motivato la sua non sentenza, anche perché la stessa casa farmaceutica ha dichiarato ufficialmente in sede europea che il loro prodotto non è stato testato o sperimentato a sufficienza e dunque non possono garantire che ferma il contagio. La malafede di questa persona è proprio nella sua dichiarazione, perché se veramente avesse voluto far rispettare i diritti dei cittadini europei, come ha detto, avrebbe dovuto legiferare a favore del non obbligo. E fine della storia. Visto che uno è compreso nella Costituzione europea, ma violato sistematicamente dalla stessa Unione Europea. E due, è anche contenuto nella Costituzione italiana, ma violata impunemente anche essa dai vari governi italiani, dai Conte 1 e 2, al governo di Mario Draghi. Questa è la prova più provata che questa pseudo giudice della corte è faziosa, ipocrita e manipolatrice. Punto.
Le suggerisco alla signora di andare a vendere polli o pomodori al mercato dell'Esquilino insieme ai suoi amichetti del Movimento 5 Stelle o forse con Beppe Grillo nel centro di Roma, visto che ci si trova da quelle parti. Pagata tra l'altro con i nostri soldi e dunque dovrebbe fare l'interesse del popolo italiano e non delle lobby farmaceutiche. Si vergogni se ci riesce. Aspetto forse una sua risposta. Questo è Del Lupo un pelo e senza peli sulla lingua. Ciao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las big pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.